Ciao a tutti, voglio continuare in questo video sul tema degli amori malati. Ci sono, diciamo, altre tipologie di amori malati, tra virgolette, oppure per meglio dire che ci coinvolgono su situazioni strane, e sono, quelli dovuti alle triadi. Che cosa sono le triadi? Noi tutti abbiamo vissuto all'interno della famiglia d'origine una situazione in triade, noi, il bambino, diciamo, con entrambi i genitori, con i genitori. Questo perlomeno sono le situazioni standard. Poi ci sono situazioni diverse in cui magari non ci sono i genitori, ma vengono identificati altri adulti significativi. E spesso si creano queste triadi. I genitori possono essere interpretati o come, diciamo, genitori trasgressivi, quindi cattivi, tra virgolette, per la parte logica, ovviamente, perché trasgrediscono il loro ruolo di genitore. Genitore trasgressivo non vuol dire un genitore che fa chissà che cosa, ma che trasgredisce magari il suo ruolo di genitore da un punto di vista affettivo, da un punto di vista di presenza, ad esempio. E poi c'è il genitore buono, istituzionale, quello che invece è conforme al ruolo di genitore. Quando si verificano queste situazioni in cui un genitore trasgressivo, un genitore buono, si crea una triade. Per cui cosa succede? Che se il genitore buono, diciamo così, è di sesso opposto e il genitore trasgressivo è dello stesso sesso, si crea una sorta di antagonismo, per cui noi andiamo a identificare, diciamo, il genitore cattivo come antagonista e ci attacchiamo, tra virgolette, al genitore buono per sottrarlo alle grinfie del genitore cattivo. Ora, questo genera una triade, e cioè, ve ne sono molte triadi, ma questo è per far capire un tipo di triade. Quindi, ad esempio, chi tende a vivere questo tipo di triade, cosa succede? Cosa succede? Succede che si aggancerà enormemente quando vivrà da adulto una situazione in cui interagisce con una persona che è già coinvolta con qualcun altro, che è già coinvolta con qualcun altro che, a dire della persona stessa, lo sta trattando male o la sta trattando male. Allora si innesca un meccanismo potente per cui questa persona l'identifichiamo come il genitore buono da sottrarre alle grinfie del genitore cattivo, lo stesso tipo di vissuto che abbiamo avuto a suo tempo. E questo diventa un amore malato perché? Perché non ci coinvolgiamo sulla persona in sé, ma ci coinvolgiamo sul tipo di emozione che ci fa vivere. Allora, se siamo fortunati, diciamo che questa persona è adatta a noi da un certo punto di vista, però questo capita tutto sommato abbastanza raramente, la relazione può andare avanti bene. Se invece è la persona più sbagliata, anche perché già è relazionata con un altro, potrebbe essere una persona sposata, potrebbe essere una persona fidanzata, impegnata, tenderemo a vivere delle sofferenze. Tenderemo a vivere delle sofferenze perché andiamo a patire, diciamo, lo stesso tipo di pena, tra virgolette, che abbiamo patito a suo tempo, quando in realtà gli attori erano di fatto all'interno della famiglia d'origine. E ve ne sono diversi tipi di triade, ma questo è per far capire quando, che le triadi, diciamo, quando si scatenano, quando si riattivano, generano spesso amori malati, generano amori sofferenti, e allora noi dobbiamo capire se la persona che ci interessa può essere stata identificata come il genitore buono e l'antagonista, che potrebbe essere il marito, la moglie, il rivale, come il genitore cattivo. Molte persone che vivono relazioni con persone impegnate, anzi, direi la stragrande maggioranza che vivono di persone che vivono relazioni con persone impegnate e sono coinvolte e soffrono, è perché hanno agganciato una, sono state agganciate da una triade. Quindi è importante capire questo perché nel momento in cui noi capiamo esattamente la motivazione per cui siamo coinvolti, possiamo iniziare a mettere l'antidoto, possiamo iniziare a staccarci. È molto meglio se lo capiamo prima. Se io so che sono sensibile a una triade di questo genere, ad esempio, e nel momento in cui capisco che mi trovo in una situazione simile, perché l'altra persona magari mi racconta, eccetera, eccetera, e beh, dovrò subito mettere in atto i meccanismi di difesa per non lasciarmi coinvolgere da questa situazione. Perché le triadi, come ho detto, generano al 90% degli amori malati, cioè degli amori sofferenti, che ci tengono agganciati dalla sofferenza, scatenano gelosie, scatenano
cose molto negative. Approfondirò magari ancora di più poi questo concetto nei video successivi. Per questo video è tutto, al prossimo, ciao!